Emendamento, prego, senatore D'Anna. Sull'ordine dei lavori, signor Presidente, il tempo di tutti gli astanti è prezioso e quindi, ancorché ci separino delle divergenze di opinioni, nessuno può abusare né del tempo né della signorilità d'altri. Perché dico questo? Perché noi ci troviamo di fronte ad un evento che non è trascendentale, ad un patto tra il principale partito di maggioranza e il principale partito di opposizione. Ma perché negare la verità? Siamo sull'ordine dei lavori, Fateci senatore D'Anna, per favore, lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori. Allora, io pregherei di far completare l'intervento del senatore D'Anna al più presto. Operativamente, poiché dura da ieri una manfrina su determinati subemendamenti, perché probabilmente è un subaccordo tra individui, non lo voglio credere, però è tutto subito. Un accordo, diciamo che è un accordo carsico, perché non si ritirino? Si ritirino i due capogruppi insieme al signor ministro, che vediamo. Chi è che ordine dei lavori? Chi è che dice basta? Sull'ordine dei lavori, ancora aspetta la richiesta dell'ordine dei lavori. Invece di stare qua a votare gli emendamenti. Qual è la sua proposta? Che si riuniscono 5 minuti, i due capigruppi che hanno fatto l'accordo, modificano il testo con i subemendamenti che hanno concordato e lo votiamo, viva Dio! Inutile che siamo qua fino a martedì a votare degli emendamenti sui quali ci sarà parere negativo e ci sarà il voto negativo del PD e di Forza Italia. Abbiamo compreso la sua richiesta. È una questione di buonsenso. Grazie.